Benvenuti, sono Fra Emanuele, vi accolgo qui alla Porziuncola, alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e vi mostrerò e vi porterò a vedere una bellissima mostra di presepi. Come ogni anno abbiamo allestito qui nel grande chiostro di Santa Maria degli Angeli e in altre sale una mostra di presepi di tutto il mondo, sono più di 100. Vogliamo mostrare la bellezza e l'attualità del presepe ancora nel 2015. Sappiamo quello che sta succedendo nel mondo, la sfiducia che anche l'uomo ha nei confronti dei suoi simili, i gravi problemi che ci sono anche a livello di terrorismo. Perché allora il Signore ancora vuole incarnarsi, vuole venire sulla terra oggi? Proprio perché ha fiducia nell'uomo. Questo secondo me è un bellissimo messaggio che il presepe ci vuole mandare ancora noi oggi in questo giorno. Il Signore si fida di noi. Vuole dirci che l'uomo è una bellissima creazione e ci vuole accompagnare nella nostra vita. Allora, allestire questa mostra di presepi non solo vuole farci vedere qualcosa di bello e farci vedere come anche la creatività umana ha accolto il Signore, il bambino Gesù, a seconda delle culture, ma anche darci questo messaggio di fiducia, che è molto importante per me e per noi frati al mondo, di oggi, insomma. Quindi, pian piano vi accompagnerò a vedere questa bella mostra nelle varie sale per mostrarvi la bellezza del presepe in tutto il mondo. Siamo di fronte alla sala San Pio X e qui possiamo già trovare i primi presepi della mostra. Alcuni sono molto caratteristici, possiamo vedere alcuni presepi dalla Spagna, molto belli. E quello che mi piace di più sicuramente è il presepe campano. Questo maestro del presepe ha creato una bellissima ricostruzione tipica della campagna dove ha proprio costruito la venuta del bambino Gesù. E allora voglio accompagnarvi all'interno proprio per godere della bellezza di questi primi presepi. Eccoci, siamo di fronte al presepe della campagna. Il maestro presepista Gennaro Cerqua ha ricreato questa piccola casa con la Natività qui alla nostra destra e ha calato il presepe, la nascita del Gesù bambino, proprio nel suo contesto, nel contesto campano. Infatti è molto carino vedere che qui a sinistra abbiamo un pizzaiolo che sta sfornando la pizza. È bello vedere come ogni artista cala nel proprio contesto, nella propria cultura, questa universalità del presepio, della venuta del bambino Gesù. Thank you.
Gesù, sappiamo, nasce a Betlemme. E allora ecco questo bellissimo presepe che viene proprio da Betlemme. Tipico di quella zona è creare croci, presepi con il madreperla. Ed ecco bellissima questa cornice di madreperla che incastona proprio la natività. È bello vedere come 2000 anni fa Gesù nasce a Betlemme e anche oggi continua a nascere nel giorno dei nostri tempi. Quindi è un bel messaggio quello che possiamo mandare anche di pace in questa terra tanto martoriata dalla guerra, che il Signore possa venire anche in mezzo a loro per portare pace e serenità a queste persone. Dopo il primo assaggio dei presepi nella sala San Pio X, vi voglio accompagnare in un posto molto bello, che di solito non è aperto alla visita delle persone. È il chiostro monumentale, il grande chiostro del convento di Santa Maria. L'abbiamo allestito con quasi 100 presepi. Sono molto belli alcuni storici che facciamo ormai da tanti anni e alcuni nuovi. Il più bello sicuramente è il presepe della Porziuncola, che ha fatto e ha creato, costruito un nostro parrocchiano. Quindi venite con me e vi mostrerò alcuni dei presepi più belli del chiostro. La Porziuncola è una delle prime cappelle che San Francesco ha riparato, il posto a lui più caro. Non poteva mancare una ricostruzione della Porziuncola fatta a mo' di presepe. Eccola qua. È piccola ma bellissima, curata in ogni dettaglio, e l'ha costruito il nostro parrocchiano, Marcello Baldelli. È veramente carina. Gesù nasce all'interno della Porziuncola, è un bel messaggio di attualizzazione. Come Francesco ha creato il primo presepe a Greccio tanti anni fa, adesso nella Porziuncola Francesco ci permette di rivivere la gioia del Natale. Quindi ringraziamo Marcello per questo bel lavoro che ha fatto anche quest'anno per i presepi della Porziuncola. Nació Jesús, nuestro gran Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado. Questo è il presepe che ha fatto il Comitato della Festa degli Angeli. Da 5 anni alcune famiglie di Santa Maria degli Angeli e dell'Umbria, per ricordare i loro figli piccoli che già sono in cielo, hanno creato una bella festa. E ogni anno, anche nella mostra dei presepi, hanno un loro piccolo spazio che vuole ricordare la bellezza del presepe all'interno della famiglia. Senza il Signore la famiglia non è la stessa. Le difficoltà si affrontano insieme, fra gli sposi, in famiglia, ma con il Signore Gesù. E allora, bambin Gesù, vieni ancora nelle nostre famiglie. Vi
Vi dicevo che vi avrei mostrato presepi da tutto il mondo. Ecco, questo è un presepe che viene dalla Cina. Sappiamo come in Cina non sia facile vivere la propria identità cristiana e professare la propria fede. Eppure, anche lì, in questo posto in cui veramente non è libero essere cristiani, il presepe è fatto, è fattibile. Gesù viene anche in mezzo a queste difficoltà. E allora la preghiera che vogliamo fare di fronte a questo presepio è proprio che in Cina ci possa essere libertà di fede e di religione. Ed ecco un coloratissimo presepe che viene dallo Zimbabwe, dall'Africa. Rappresenta secondo me benissimo la gioia, lo spirito cordiale e festoso che ha questo popolo africano. E soprattutto ci mostra come l'importanza del presepe non è tanto comprare delle statuine costose o fare chissà che cosa, ma è partire dai mezzi che abbiamo. Ed ecco che questo presepe è fatto proprio con fil di ferro, con delle perline che hanno probabilmente acquistato al mercato. È da un lato semplice, ma anche molto festoso e gioioso. Questo per dirci che l'importante è accogliere il bambino Gesù nel nostro cuore, nella nostra famiglia, nelle nostre case. Poi ognuno lo fa a suo modo. Ed ecco, secondo me, veramente un presepe caratteristico, con gli animali, il babbuino, il rinoceronte, le gazzelle, i coccodrilli, che ci fa capire che non c'è posto in cui il bambino Gesù non venga ancora oggi. Il Giappone ha una grande cultura e una grande tradizione religiosa. Certo, essere cattolici cristiani in Giappone non è facile, eppure anche da questo luogo tanto distante ecco un presepe. Sappiamo che i giapponesi amano molto gli origami, i lavori con la carta, e questo secondo me è molto caratteristico di queste zone, a parte i personaggi che hanno i tipici abiti del Giappone, ma proprio mostra come il bambino Gesù può entrare nelle case anche di persone che hanno un senso religioso a volte un po' distante dal nostro, ma che hanno questa apertura di cuore verso la verità.
siamo di fronte a un bellissimo e originale presepe polacco. Sappiamo quanto anche San Giovanni Paolo II amasse il Natale e abbia lottato per portare la libertà all'interno della propria nazione, della Russia e dell'Est Europa. E vedere come questo popolo polacco, anche lungo tutte le difficoltà politiche e religiose della propria storia, si sia unito attorno al Bambino Gesù, attorno alla fede, ecco, è bellissimo vedere come il presepio rappresenta proprio questa unità nazionale, un'unità basata non solamente su delle ideologie, ma proprio sulla bellezza del Signore che viene in mezzo a noi. E poi ovviamente manifestano questa loro fede nella maniera tipica loro, con questi colori, utilizzando queste guglie tipiche anche dell'Est Europa. Secondo me è molto bello e ci permette anche di sentirci in comunione con questi nostri fratelli. Eccoci di fronte a un bellissimo presepe spagnolo, rimaniamo quindi in Europa e volevo porre la vostra attenzione sui dettagli di questo presepe. Abbiamo visto fino adesso presepi di tutti i tipi, da quelli africani molto semplici che partivano dagli strumenti e dai materiali di tutti i giorni, e adesso possiamo ammirare veramente il dettaglio e la cura con cui sono state costruite queste piccole statue. Il panno del Bambino Gesù, l'aureola della Madonna, le decorazioni degli abiti. Questo mostra con quanta attenzione i presepisti creano e preparano il presepio, proprio perché per queste persone ricreare l'ambiente in cui Gesù è nato è la cosa più importante. Non è semplicemente un mostrare la propria bravura, ma è dare attenzione alla cosa più importante, cioè il Signore Gesù nella loro vita. Un presepio che viene direttamente dagli Stati Uniti d'America. Sappiamo come gli statunitensi amano la grandezza, la scenografia, ed ecco che addirittura due teche per contenere questo presepio che viene dagli Stati Uniti d'America, con le stelle dietro che fanno da sfondo e tutta questa quantità di personaggi che vanno verso la natività, verso il Bambino Gesù. È bello il messaggio che anche all'interno di questa nazione molto variegata, con tante culture, il Signore Gesù abbia il coraggio di entrare nelle loro famiglie anche oggi. E quindi li accompagniamo veramente nella preghiera e gli auguriamo ogni bene. Holy.
siamo di fronte al presepe che io amo di più, che preferisco. Un presepe che viene dalla Francia, che hanno costruito i monaci di Betlemme. Guardate, è solenne, è magnifico, io rimango ogni volta che passo di fronte a questo presepe senza parole, perché mostra con questa anche semplicità di tratti, ma anche con questa solennità e ricchezza e eleganza delle forme e del colore, l'importanza che ha il Natale e il presepe per noi. Io penso che la Francia da questo punto di vista possa dire ancora molto. Non è vero che la Francia non crede più in Gesù, ma anzi probabilmente deve riscoprire la fede in questa persona che ci cambia la vita. Sappiamo i brutti episodi che sono accaduti in Francia, e allora il messaggio di speranza che vogliamo mandare anche al popolo francese è proprio quello di non perdere la speranza. Sembra che l'uomo combatta contro l'uomo, e a volte è così, ma il Signore Gesù, diventando bambino, vuole dirci che l'uomo è profondamente buono. Non dobbiamo perdere la speranza e la fiducia in questa bontà proprio che viene dal profondo del cuore dell'uomo. Quindi auguriamo a loro un buon Natale e che sia veramente un Natale con il bambino Gesù. Prima vi ho mostrato un presepe della campagna col maestro Gennaro, che aveva creato il presepio all'interno di una casa dove il pizzaiolo sfornava la pizza. E allora, per par condicio, anche per mostrarvi la bellezza dell'Italia, vi mostro un presepe che viene dal Trentino Alto Adige. Se Gennaro aveva costruito il presepe nella casa napoletana, qui è all'interno di una stalla. Come vedete, il bambino Gesù viene nel luogo dove i contadini, i pastori, nelle montagne lavoravano. Ed è veramente, secondo me, molto bello vedere la bellezza e anche la varietà di questi presepi. Siamo all'interno del santuario, nel chiostro dedicato a Santa Chiara, e abbiamo allestito anche qua una serie di presepi molto caratteristici, e uno dei più particolari è sicuramente quello che ha fatto la scuola dell'infanzia qui di Santa Maria degli Angeli, costruito con la pasta. Pensate anche alla bellezza di questi bambini che insieme alle maestre fanno un presepio con questi piccoli oggetti, con la pasta di tutti i giorni. Giusto ieri ho accompagnato proprio una scuola dell'infanzia qui in chiostro a vedere i presepi. Appena si sono fermati di fronte a questa creazione sono rimasti senza parole, e penso che sia molto bello anche insegnare ai figli, ai nostri nipotini, ai nostri piccoli amici, l'importanza del presepe nella loro famiglia. From above.
Just begun. God bless us, everyone. To the voices no one hears, we have come to find you. With your laughter and your tears, goodness, hope, and virtue. Father, mother, daughter, son, each a treasure be. One candle's light dispels the night, now our eyes can see. Burning brighter than the sun, God bless us. Notte di Natale del 1223, San Francesco si trovava a Greccio e aveva il desiderio di poter rivivere proprio la notte in cui il bambino Gesù era venuto su questa terra. E allora chiede alle persone di Greccio di creare in questa mangiatoia, in questa stalla dove erano loro, una piccola greppia dove Gesù poteva venire in mezzo a loro. Si celebra la messa, Francesco era diacono, sta con loro, e a un certo punto addirittura durante la celebrazione di questa messa si dice che uno dei paesani che era con loro abbia visto all'interno della mangiatoia lì in questa stalla proprio la figura del bambino Gesù, proprio per far capire che se vissuto con fede quel momento faceva proprio arrivare, venire il bambino Gesù all'interno di quella fraternità. Quindi è molto bello secondo me questo presepe per due motivi. Uno, perché ha dato inizio a una grande tradizione anche presepistica. La gente subito si è affezionata a questo modo di rappresentare la natività del bambino Gesù. E il secondo è anche che San Francesco è una persona molto concreta. Non si perde in idealismi, in spiritualismi puri, ma vuole toccare con mano, essere concreto. E quindi vuole mandare il messaggio di pace, di fraternità, proprio passando dalle cose di tutti i giorni. Ecco perché ha voluto ricreare questo presepio, questa messa, all'interno proprio di una stalla, di un luogo dove la gente viveva. Quindi penso che anche al giorno d'oggi il messaggio di Francesco Greccio sia molto importante. Non perdiamoci in tante idee, ma partiamo dal bambino Gesù, da questa persona che è venuta a salvarci, e iniziamo a fare qualcosa, fondando tutte le nostre azioni sul Signore e sul bambino Gesù. Percorso, siamo arrivati finalmente in Basilica. Eccoci nella grande chiesa di Santa Maria degli Angeli, la Basilica Papale, dove all'interno delle cappelle laterali trova posto fisso proprio un presepe, un bellissimo presepe in terracotta dipinta, monumentale oserei definirlo, veramente grande, che ci ricorda proprio l'importanza e la centralità del presepe nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nella nostra chiesa. Quindi l'invito che voglio farvi alla fine di questo percorso è proprio quello dell'importanza del presepe. Basta anche un piccolo disegno, una piccola greppia, qualcosa che ci indichi la bellezza e l'importanza del Signore nella nostra vita, più che tanti addobbi, che tante luci, che tanti alberi di Natale, che certo ci indicano la festosità del periodo, ma che ci allontanano forse dalla centralità della persona di Gesù. E allora l'invito che voglio fare a tutti voi è sicuramente quello di venire a vedere questa bellissima mostra dei presepi di tutto il mondo. È sempre aperto, a parte la sera, la notte e durante la pausa pranzo. Venite, vi aspetto, potrete vedere questi bellissimi presepi da tutte le parti del mondo. Vi auguro un buon Natale, con l'augurio veramente di pace e bene, e che il Signore vi accompagni sempre con la sua presenza e con la sua pace.